Molto bene, Leo. Ho trovato un tronco dietro al capanno degli attrezzi e mi sono ricordato che ti devo impartire una lezione su come si usa una motosega. Ok, Bob. Ti assicuro che non vedevo l'ora di impararlo. Ricorda che la motosega è un arnese davvero molto pericoloso, quindi bisogna maneggiarla con la massima cautela. Certo, Bob. Ecco perché mi concentrerò ancora di più questa volta. Ottimo. Quindi, per prima cosa, l'attrezzatura di sicurezza. Serve un equipaggiamento. Guanti, occhiali di sicurezza e cuffie antirumore. Ok, adesso fa un passo indietro, Leo. Vado ad accendere la motosega. Si deve tirare forte la corda di avviamento fino a che il motore non parte. Si toglie la sicura, si preme il pulsante acceleratore e si inizia a tagliare! Mac, Lofty, venite qui a vedere. Bello! Fantastico! È una cosa incredibile! Oh, è davvero impressionante, Bob. Ma non credo proprio che riuscirò mai ad eguagliare la tua bravura. Serve solo un po' di pratica. Avete visto un tronco da qualche parte? L'avevo ordinato per l'altalena che sto costruendo al parco giochi. Ops. Credo che forse sarai costretta a ordinarne un altro, Wendy. Anzi, perché non ti siedi mentre lo faccio io? Oh. Eh? Ho quasi terminato di posizionare i pali per la nuova recinzione. Puoi finire tu mentre vado a prendere il cavo per legarli? Certo, Bob. Questo grosso martello per pali è pronto a colpire. E io sono pronto con i pali. Bene, cominciamo a martellarli. Un attimo. Ricorda di controllare che i pali siano della stessa lunghezza e siano alla stessa altezza una volta inseriti. Ok. Questo è un po' troppo lungo. Ora posso iniziare a martellare. Possiamo iniziare? Ok, li lascio a voi. Assicuratevi che siano alla stessa altezza. Ah, ci siamo. Adesso si martella. Woohoo! Ok, il prossimo, prego, Scoop. Finiremo questa recinzione in men che non si dica. Ecco qua. È venuto bene. Questo è più alto di quello. Bob non aveva detto che dovevi misurarli e tagliarli tutti uguali? Non ce n'è bisogno, darò solo un'altra martellata. Ora è più corto di tutti gli altri pali. Non fa niente, darò anche agli altri una bella martellata. Ecco, ci siamo. Leo? Magari qualche altra martellata. Leo, Scoop, che è successo ai pali per la recinzione? Credo proprio di essermi fatto prendere un po' la mano. Sì, credo che tu abbia un po' esagerato con il martello. Guarda il lato positivo. Sono tutti alla stessa altezza. Per aggiustare il tubo sottostante dobbiamo rompere la strada. Ricordi cosa ho detto sull'uso del martello pneumatico? Sì, di piazzare il martello in questo modo leggermente inclinato verso di me. Vuoi che ti mostri come? Sì, per favore. Molto bene. Come, scusa? Ops, non riesco a sentirti con le cuffie addosso. Ho detto molto bene. Puoi continuare qui mentre io vado a prendere il tubo? Certamente, Bob. Ottimo. Mi raccomando, ricorda di tenere le cuffie antirumore mentre stai lavorando. Leo! Oh, ciao, Mac. Che cosa c'è? Bob dice che puoi fare una pausa. Wendy ha preparato un dolce. Una falce? Non so, forse ne abbiamo una in cantiere. Leo!
Leo! Leo! Oh, ciao, Mac. Non ti avevo visto. Che c'è? Vuoi un pezzetto di dolce, Leo? Non sai quanto è buono e bello. Un martello? Ah, certo. È nella cassetta degli attrezzi. Oh. Leo! Ciao, Mac. Che cosa ti serve? C'è rimasto solo un pezzettino di dolce. Il ripieno è con la crema di zabaione. Una magnifica trivellazione! Ehi! Grazie, Mac! Oh. Come mai Leo non ha voluto assaggiare la torta che ho preparato? Beh, non sa cosa si è perso. Ah, perso che cosa? Il dolce di Wendy. Mi dispiace tanto, ma è finito. C'era una torta! Perché nessuno me l'ha detto? Davvero della partita più importante della stagione. Ok, Leo, ricordi che devi imparare oggi? Non chi vincerà la finale, vero, Bob? Non proprio, Leo. Devi imparare come si mettono i mattoni. Oh, sì, è vero, forte. Primo, metti un po' di malta sulla cazzuola e distribuiscila in modo uniforme lungo il muro. Leo? Un mio amico dice che lo Spring City è passato in testa. Yahoo! Scusa. Posiziona il mattone, battilo per bene, raschia via la malta in esubero, prendi un altro mattone, distribuisci la malta sulla base, sistemalo accanto al primo e così via. Nessun problema, Bob. Devo andare in cantiere. Tu resta qui concentrato sul lavoro. Io torno subito, ok? Ma certo, Bob. Si tratta di una delle partite più emozionanti mai viste prima d'ora. Eh? E siamo solo alla fine del primo tempo. E che incredibile primo tempo! Credo sia un buon momento per pranzare. Vediamo, dov'è finito il mio portapranzo? Dovrebbe essere qui. Oh, no! Leo, come sta andando il lavoro di muratura? Bene, Bob, bene. Sono un po' occupato, posso richiamarti? Ciao, Leo! Oh, ciao, Wendy! Hai visto il mio libro qui in giro, per caso? Non lo trovo da nessuna parte. No. Ma l'ho lasciato sicuramente qui. Oh, no! Ed ecco il fischio finale! Lo Spring City ha vinto! Yuhuu! Lavoro terminato! Chiamo Bob per dargli la buona notizia! Allora, dov'è il mio walkie-talkie? Ciao, Leo! Come va con la parete? Passo! Non è ancora ora di pranzo, Leo! Ma io sto morendo di fame! Prima aiutami a tagliare queste assi, poi potrai mangiare il tuo sandwich. Ho capito, sembra che ci vedremo dopo. Ok, oggi ti mostrerò in quale modo usare un seghetto alternativo per tagliare il legno per le mensole da montare. Un seghetto alternativo è un gioco da ragazzi. Non credo proprio sia una cosa tanto difficile da usare. Meglio dare un'occhiata prima di parlare, Leo. Guarda, è così che si adopera. Sembra semplice. Facciamo una prova. Un attimo. Prima facciamo pratica. Vediamo come te la cavi con questo legno di scarto. No, fammi provare con del vero materiale. È un arnese potente, Leo. Devi fare pratica prima. Ecco, taglia lungo questa linea. Continua a sembrarmi un gioco da ragazzi. Oh. Fatto. Non è così preciso come il tuo, Bob. Non importa, Leo. Prova di nuovo. Ma questa volta non premere così forte il grilletto. Certo. Perfetto! Ok, iniziamo a tagliare! Ecco qua, Bob! Questa era l'ultima mensola! Posso mangiare il mio sandwich ora? Sicuro! Ma è grande! Come fai a mangiarlo? Non preoccuparti, Bob. Ho in mente un piano per quello. Leo, no! Non credo sia una buona idea! Dico davvero! Ti prendo un coltello.
pancake, Rullo! Sei il miglior Rullo di tutti i tempi! Davvero? Oh, lo pensi veramente, Trottola? Sì! Tu sei una vera leggenda, Rullo! Sei davvero fantastico! Hai appiattito ogni cosa a Spring City! Oh, il mio pranzo! A volte passo sopra a delle cose sulle quali non dovrei passare. Già, ma comunque potresti appiattire qualunque cosa! E scommetto... scommetto che potresti appiattire perfino quella collina! Facilmente, senza problemi! Potrei? Voglio dire... potrei! Oh, certo che potresti! Puoi farlo senza il minimo sforzo! Sì? Sì! Sta a vedere! Oh, sei una vera leggenda! In realtà, questo lavoro è un po' più difficile di quanto pensassi. Questa è buona, Rullo! Dico sul serio! Non si sta appiattendo per niente! Certo che no! È un lavoro troppo grande per un solo rullo compressore! Ma Rullo è il miglior rullo di tutti i tempi, Bob! Di tutti i tempi! So che lo è, Trottola! Bob ha ragione! Alcune cose possono essere appiattite, altre no! Oh! Oh! Quello era di nuovo il tuo pranzo, vero? Scusami tanto! Il mio pranzo è perfettamente appiattito! Ma è ovvio che sia perfettamente appiattito! Sei il miglior rullo compressore di tutti i tempi! Forte! Grazie, Bob! Grazie, Lofty! Il carico è pronto, Tiny! Ci vediamo lassù! Serve la grande forza del piccolo Tiny! Ah! Wow! La più alta gru mai vista! Tutto fatto, Tiny! Ehi, Tiny! Oh? Vuoi giocare con me a Io Spio? Io Spio? Sai che posso vedere tutto da quassù, vero, Lofty? Non importa! Io sono bravo a Io Spio! Comincio io! Io spio con il mio piccolo occhio una cosa che è... arancione! Un cono stradale! Non ci credo! Ok, Tiny, tocca a te adesso! Perfetto, Lofty! Io spio con il mio piccolo occhio una cosa che... Non spiare una cosa dall'altra parte di Spring City, ok? Non lo farò! Io spio una cosa che è blu! Oh, una cosa blu! Blu? 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 Oh, l'ufficio mobile! Sì! No! Oh! Il gilet di Bob! Sì! Ancora una volta no! Di nuovo? Oh, ma... io sono blu! Sono io, Lofty! Tu spii Lofty! Sì, sei tu! Tocca a me! Io spio! Io spio che abbiamo ancora moltissimo lavoro da fare! Prendiamo il prossimo carico, per favore, Lofty! Oh, perfetto! È vero, Bob! Ci vediamo, Tiny! Posso ancora vedervi entrambi, sapete? Ancora! Ci riesco ancora! Vai così, Scoop! Grazie, Wendy! È sicuro, finirò per battere il mio record di velocità di scavo! Sì! Yuhu! Hai già finito, Scoop? Bob, ho appena battuto il mio record! Il più veloce scavo di un fossato di tutti i tempi! Wow! Congratulazioni! Scommetto che potrei battere anche il mio record del più veloce riempimento! Hai finito, Bob? Non ancora, Scoop! E adesso? No! Oh. Adesso? No! Adesso ho finito! Scoop, è tutto tuo! Woohoo! Divertiti a battere il tuo record! Sì! Ce l'ho fatta!
il più veloce scavo e riempimento di un fossato di tutti i tempi. Ero sicura di aver lasciato qui la cassetta degli attrezzi. Sì, penso di averla vista anch'io. Forse l'avrò posata da qualche altra parte. A meno che... Oh, no! Devo averla seppellita! Trovata! Oh, Wendy! Ho trovato la tua cassetta! Grazie, Scoop! Ce l'ho fatta! Ho battuto il mio record di scavo e riempimento di un fossato 2 volte! 2 volte, Scoop? Sì, 2 volte. Fatto! Una sagoma a forma di onda! Credo che starà davvero bene sulla vetrata dell'acquario. Assomiglia proprio alla pinna di uno squalo, Leo. È un'onda, Lofty. Ma hai ragione, assomiglia anche a una pinna di squalo. Wow, attento, Lofty! Immagina se il cantiere fosse pieno di squali. Io uscirei subito dall'acqua. Ti stai esercitando, Leo? Fantastico! Forza, Lofty, dobbiamo andare adesso. Non dimenticare gli squali! Meglio che metta un po' a posto qui. Ehi, dove ho lasciato il cellulare? Aha! Eccolo lì! Un attimo! Io l'acqua non la tocco! Ehi! Ok! Bene, bene, manteniamo l'equilibrio. Nessuno squalo riuscirà a catturarmi. Il cellulare! Devo rispondere. Sembra rischioso. Ma ecco qua. Pronto? Sono Leo! Ciao, Leo! Sono Bob! Sei stato catturato dagli squali? Ciao, Bob! Che mi dici dei leoni? Leoni? Era uno scherzo, io lo sapevo! Esatto! Comunque i dinosauri hanno fatto scappare i leoni! Oh, Bob! Scoop, questo è il posto dove vengono ideati gli edifici più belli di tutta Spring City. Adoro questo posto. È casa mia. È la casa di tutta la squadra. Hai ragione, Scoop. A volte mi sembra di aver bisogno di 3 mani. Hai solo bisogno del lavoro di squadra. Permesso, Bob! Scusa, Bob! Nessun problema, Trottola! Attenta! Oh no! Hai perso qualcosa, Mac? Grazie, Bob. Sempre lieto di aiutarti, Wendy. Altro materiale da costruzione, Bob. Grazie, 2 ton. No, fermo! Non ne avevo così tanta voglia, in fondo. Va tutto bene, Lofty? Certo, va sempre tutto bene, Bob. Forse non proprio tutto, Lofty. Sono Mac, il gigante della montagna! Gigante Mac, eh? Mi piace! Oh, hey. Ciao, Bob.
Mac, ho bisogno che tu vada a prendere gli aggregati rimasti dai lavori della settimana, per favore. Certo che sì, Bob. Grazie, gigante Mac. Oh, e non dimenticare di metterli nei compartimenti per materiali. Andiamo, scoop! Devo prendere tutti gli aggregati che sono avanzati e creare la montagna del gigante Mac. Wendy, questo aggregato è da portare via. Certo, è tutto tuo, Mac. Sì, grazie Wendy. Montagna di Mac, eccomi che arrivo! Gigante Mac! Oh, tranne per il fatto che non è ancora diventata gigantesca. Un gigante ha bisogno di una montagna, non di un mucchietto. Oh! Sì! In cima al mondo! Fantastico! Bello, Mac! Non credevo fosse avanzato un simile quantitativo. Sono il gigante Mac e questa è la montagna del gigante Mac. È da inchino. Ma ti dispiace mettere tutto nei compartimenti per materiali, ricordi? Oh, sì! Subito, Bob! Grazie, gigante Mac!